Abbiamo appena iniziato. La sabbia è andata via. Pertanto? Pertanto sono senza parole, ho aperto il cuore ma il sangue è andato via tutto. E quindi abbiamo perso il paziente? No, no, il paziente è ancora vivo. Morfina, prego. Dov'è? 10 qua, da 10. 10 lunga. Bene. E adesso passiamo alla parte più importante. L'abbeveratoio. L'abbeveratoio. E perché ha messo quello strumento sopra là? È un rilevatore di luce per avere... No, non è un rilevatore. Mi rompeva il coglione essere incrociato da un cuore non consono. Ma di chi sono? Cosa sono questi? Questi sono vari strumenti. Abbiamo qua il defibrillatore ausiliario. Questo è quello principale. Poi questa è la morfina che ha già usato due volte. E quello è il... Questo è il... Il coso importante. Più importante. Con questa villeda. Questo qua ormai sta finendo, è sempre un defibrillatore, però... Vedi, omaggio. Scusa. È una marca Pitarocca. Ho capito, ma voi siete una ditta che lavora per... Una ditta? Io sono un chirurgo. Sì, ok, sì, no, ma... Mi sta offendendo? No. Era per capire se era privata oppure... Sì, prendiamo manco un po', rubiamo un po' i soldi allo Stato. Ah, ho capito. Ma io volevo capire, da infermiera, abbiamo investito solo sui defibrillatori qua? Sì, perché non ce ne frega. Cioè, se deve operare uno... All'organo genitale? All'organo genitale? Uso il defibrillatore? No, uso altre cose, il defibrillatore solo per casi di emergenza. Ah, ok. Infatti, questa è l'arma più importante. Del delitto? Certo. Una passata veloce a questo arto. Può essere utilizzata l'arma, l'arma principale? No, strumento primario, quello che lei sta adoperando con molta maestria, vediamo certo. Appunto. Può essere adoperato in un modo solo o in più... In più parti del corpo. Infatti sì, qua vediamo no, un bagno, ma... Vedo che ha una specie di impugnatura multipla, tipo multipla, sì. Un bistrato. Bravissimo. Come... ma scusi, questo vedete, questa è una parte di questo organo. Sì? Molto importante, perché senza questo il liquido che viene fuori da questo organo non potrebbe funzionare. Bene, l'infermiere può tenerlo? Sì. Grazie. Sua disposizione. Adesso passiamo alla fase 2, quella più facile si può dire. Infatti sto ormai pulendo l'arma principale, sì. E ormai non serve più. Infatti quest'arma principale adesso... È usa e getta o lo usate per più interventi? Cioè, siamo privati, dovrebbe essere usa e getta, però... La usate per più interventi? Sì, perché i soldi... Certo è materiale molto costoso. Molto, molto. Può anche costare 2,50 euro. Ah. Con l'inflazione passa anche a 3 euro. Cavoli. Adesso vedete passo alla fase, si può dire B350XJ del... La J sta per cosa? J vorrebbe dire Jacopo, che sarebbe il mio infermiere. Ah. Vero? È stato uno scopritore di questa nuova tecnica. Sì. E che permette di passare da uno stato di semiconoscenza, infatti era sporco, l'abbiamo fatto passare a mezzo pulito, sì. Però con dei rimanenti molto incrostati. Ah, no. Adesso con questo nuovo metodo, insomma, terapia anche, sì, grazie a lei che ha studiato molto più di me. Come? Ha studiato più di lei, certo, e lei sta facendo chirurgia? Non so, perché i chirurghi sono persone nate. Ah, nate e basta. Nate. Anch'io sono nato, quindi con la camicia? Fare... No. Ma lei sta facendo un altro lavoro. Se vuole venire a lavorare per me, basta che faccia 14 anni di chirurgia. Uh-huh. 20 di omeopatia e omeopatia per cominciare a usare le prime armi. Dopo forse può farmi il mio segretario. Ho capito. Ma gli interventi così ci vanno moltissimo. Non ho potuto fare a meno usare quel tubetto, guardare, vedere quel tubetto grigio là sopra. Mi indichi per favore. Questo, sì. Questo è un residuo. Residuo fisso. Sì. La volontà del paziente era quella di tenerlo, ma io penso di toglierlo perché precide i nervi ottici. È calcare? Ah, quello? Calcare? È calcare anche. Come magnesio? È inutile per il funzionamento degli organi vitali? Sì, sono come le tonsille. Ah, ho capito. Tonsille e l'appendice. Quindi si possono buttare tranquillamente? Sì, infatti, guardi questo. Sì. Tac. A posto. Buttato via, infatti hai sentito il tonfo sordo. Sì, secco. Secco, sordo. Vedi anche lei, però, sta già imparando. Non abbiamo parlato delle conseguenze, se non si operano i pazienti.
cioè, se non si operano, basta nel giro di una settimana, può causare una paralisi totale dell'apparecchio. Dell'apparecchio, infatti, questo può. Abbiamo un altro grado di la medicina. Il problema è la ricerca in questo periodo. Questa ricerca, è una cosa. La ricerca. La ricerca. Infatti questa vileda, come la chiamo io amorevolmente, sì. sta fatta dopo anni e anni di ricerca. Infatti, come le testimoni, il prezzo molto alto. Sforzi di ingegneri, di persone illuminari, anche veronesi. Pensa a lei. Dopo possiamo dire che l'abbiamo esportata anche. L'abbiamo anche esportata in Cina. Adesso vedete, faccio un'operazione molto semplice. Sì. Consegno questa vileda alla parte esterna della sala operatoria. Sì. Perché così si asciugherà. Ah, ho capito. Dopo si sarà operata in un altro. Certo. Perfetto. Adesso può anche cominciare a uscire perché io devo adesso passare a fare l'ultima passata. Ah, ok. Perché permetterà al paziente di ritornare allo stato primitivo. Però possiamo dire anche un'altra cosa. Sì. Non abbiamo toccato la parte esterna, come si chiama, infermiere? La parte esterna dell'organo o dell'organo? No, del corpo anche. Ah sì, gli orifici, no, gli orifici. E le membra. Vede, sta come, attenzione, Glielo è scritto possibile. Ok. Queste qua non le abbiamo toccate, perché potrebbe essere molto pericoloso, sente? E perché batte forte adesso? Perché devo sentire... No, non sente il paziente non sente. No, abbiamo messo morfina a tutto spiano, non sente. Allora, dopo può venire qua, insomma, l'abbiamo messa a posto qua, può venire. Adesso dovrò operare molto velocemente anche questa saletta, che è una parte molto importante del paziente, infatti gli permette di lavarsi. Come si può dire? È un esempio di organo... Autodepurazione. Grazie infermiere, autodepurazione. Adesso prenderò lo scopettone. Scopettone infermiere. Subito. Grazie. Questo è stato preventivamente messo a mollo in del liquido giallognolo, che sembra piscio come abbiamo detto prima, però è molto importante. Mi seguo pure. Adesso sto asportando due organi molto importanti. Infermieri? Sì? Due organi molto importanti. Ma perché se ne va a spasso lei? Non capisco sta storia. Perché io sono chiamato in più più sale operatorie. Ecco, adesso in causa all'aperto. Sì. E quindi all'aperto è molto più difficile, ci vogliono organismi molto più di un infermiere sicuramente. Ho capito, ma per capirvi meglio usate timbri di voce più alti perché ci sono rumori molesti. Infatti questo è il bisturi. Mm-hmm. Senta la mia parola. Sì. Bisturi. Sì. Non sarà operatoria interna, esterna è bisturi! Ok. Ha capito? Sì, sempre, anche se siete a 20 cm l'uno dall'altro. Certo, l'esterno è molto importante. Bene, adesso siamo arrivati alla parte finale. Ha cambiato ciabatte, ha cambiato scarpe. Certo, queste qua sono quelle da sale operatorie molto lunghe. Da operazioni molto lunghe. Quindi più comode. Più comode e anche analgesiche. Adesso comincerò. Omeopatiche. Resistono a urti, sangue, morfina, tutto quello che può cadere dalla sala operatoria. Perfetto. Infatti, vede, ho anche messo delle protezioni aggiuntive. Adesso passiamo all'ultimo grande stadio della nostra operazione. La pulizia. Seconda, che dopo non dite che non faccio una volta solo, ne faccio ben due. La seconda pulizia del bagno. È la parte più semplice ormai, perché ormai il paziente è quasi ristabilito. Infatti durerà un altro giorno questa operazione. Mm-hmm. Si seguiranno altri medici. Sì, adesso abbiamo problemi tecnici. Mi dispiace, va bene, ma l'operazione è sempre questa. Comunque conclusa. È conclusa. Ecco. Grazie, aspetti che mi tolgo il guanto che le do la mano. Un momento. Grazie di tutto e faccio sapere alla gente che sono un grande chirurgo. Ok. Arrivederla, arrivederla dottore. Arrivederla.